Buongiorno, mi chiamo Franck Mieville e sono un istruttore dei corsi che il TCS dedica alle biciclette a pedalata assistita, dette anche più comunemente e-bike. In questo video scopriremo quali tipi di equipaggiamento sono indispensabili per pedalare in sicurezza, i segreti per la guida, ciò che c'è da sapere sulla manutenzione e infine come utilizzare la vostra bicicletta all'estero. Prima di iniziare, impariamo a distinguere tra due tipi di bicicletta a pedalata assistita. Da un lato c'è la bicicletta elettrica lenta con illuminazione fissa obbligatoria, per la quale i minori di 16 anni hanno bisogno di una patente di classe M. E poi c'è la bicicletta elettrica rapida, che rientra tra i veicoli per i quali è richiesta la patente M a tutti e deve essere dotata di targa, specchietto retrovisore sinistro e illuminazione fissa. Per il modello rapido, il casco è obbligatorio. Il TCS raccomanda comunque a tutti di indossare il casco, indipendentemente dal tipo di bicicletta, e di sostituirlo immediatamente in caso di caduta. La norma in vigore per i caschi da bicicletta è la EN 1078. Spesso i fari originali montati sulle e-bike non sono abbastanza potenti per garantire un buon livello di sicurezza. Non esitate a sostituirli. Abbiamo testato l'efficacia di diversi modelli di faro in un video precedente. Trovate il link alla fine di questo video. Ecco altri accessori utili: occhiali contro polvere e insetti, guanti da ciclista per evitare le lesioni cutanee in caso di caduta, accessori catarinfrangenti, un campanello, un buon dispositivo antifurto. Per completare l'attrezzatura, non dimenticate di indossare indumenti di colore chiaro e scarpe comode, adatte alla pedalata. Prima di qualsiasi utilizzo, controllate la pressione e lo stato degli pneumatici, il funzionamento dei fari e l'efficacia dei freni. Nel traffico, i ciclisti hanno l'obbligo di circolare sulle piste ciclabili, se presenti. Inoltre, devono rispettare le regole di circolazione, come i segnali e i semafori. Questo segnale obbliga le biciclette elettriche rapide a circolare con il motore spento. Questo invece vieta l'accesso sia alle biciclette che alle e-bike. Pedalate con prudenza e prevenite possibili pericoli, come portiere di automobili, tracciati per i tram o veicoli che svoltano. Se utilizzate un e-bike, prestate ancora più attenzione, perché la vostra velocità viene spesso sottovalutata dagli altri utenti della strada. Inoltre, il vostro spazio di frenata è più lungo e il peso della vostra e-bike influisce negativamente sulla sua maneggevolezza. In caso di cambio di ritmo su strada bagnata o in curva, il motore elettrico può riservare sorprese improvvise. Per la manutenzione, pulite regolarmente la bicicletta con una spugna e con una piccola spazzola per i punti più difficili da raggiungere. Non dimenticate di rimuovere la batteria ed evitate soprattutto di utilizzare getti ad alta pressione, che possono spingere acqua e sporco nei cuscinetti, causandone la rottura. Per proteggere la bicicletta è importante asciugarla bene e passare un panno leggermente imbevuto d'olio su quasi tutte le superfici metalliche. La catena, i meccanismi rimovibili e le sospensioni richiedono un'oliatura più frequente. Una buona tecnica consiste nel far cadere qualche goccia d'olio pedalando. Un consiglio: oliare frequentemente è più efficace che farlo abbondantemente. In inverno conservate la batteria in un luogo asciutto e temperato e mantenete il livello di carica tra il 50 e il 70% del totale. Per aumentare il più possibile la sua longevità, evitate sempre di scaricare completamente la batteria. Le e-bike sono pratiche per trasportare bambini o materiale con dei rimorchi. Adattate però il vostro stile di guida, perché questi possono ribaltarsi molto facilmente in caso di manovre brusche o velocità troppo elevata. Utilizzate una bandierina per essere più visibili e fate indossare un casco adeguato agli eventuali passeggeri.
La vignetta per biciclette è stata eliminata nel 2012. Da allora i ciclisti sono tenuti a sottoscrivere privatamente un'assicurazione di responsabilità civile per non dover sostenere loro stessi le conseguenze e i costi degli incidenti. Verificate quindi che la vostra assicurazione RC copra, per tutti i membri della famiglia, i danni causati a terzi. Per trasportare la vostra bici, ad esempio durante un viaggio, vi consiglio il video dei test sui portabiciclette, che fornisce molte informazioni pratiche ed utili. L'utilizzo di e-bike all'estero è soggetto a regole differenti a seconda del paese. Ad esempio, dai nostri vicini francesi e tedeschi è obbligatorio indossare un casco da motocicletta se l'assistenza alla pedalata supera i 25 km orari. Sul nostro sito potete trovare uno schema riguardante le regole per l'utilizzo di e-bike nei 14 paesi vicini alla Svizzera. Spero davvero di potervi ritrovare in uno dei nostri corsi di formazione speciali per l'e-bike, per potervi dare consigli personalizzati. Il TCS vi augura buon viaggio in sella alla vostra bici.